Miei Padawan, rieccoci nei bassi fondi, uno dei luoghi più buggati dell'intero gioco e speriamo tanto di non avere alcun problema. Lo spero perché nei vari tentativi che ho fatto fino ad ora, nel corso degli anni trascorsi, è stata problematica questa zona, molto problematica. Quindi salverò spesso e cercherò di proseguire al meglio. Hey, you ain't from the village. You're from the upworld, ain't you? Yes, you've got credits, I bet. Watch yourself. There's something slimy about this guy. Sì, Carter, non mi fido nemmeno io. Starò molto attento. My name's Aguirre. I run a little salvage shop here. You want to buy something from my store? I got some good deals. Ed è un negoziante. Ma come riesce a gestire un negozio qui nei bassi fondi? Da dove arriva la merce? If a villager comes across any useful salvage in the Undercity, they bring it to me. Every so often, members from the lower city gangs come down to trade for the salvage. They'll exchange food and medicine for engine parts, old blasters and the like. Sometimes they even give me credits if I have some really good stuff. È un accattone. Prende quello che trova e lo rivende. Oh, you better ask Gendar. He's the spokesman for the village. I just run the store. I don't want to make him mad by answering any questions. Gendar already doesn't like me. Esatto, perché non piace a Gendar? Vorrei tanto saperlo, perché è alquanto strano questo personaggio. Gendar seems to think I should share the profits of my store with the whole village. He figures we're all in this together, so it should be share and share alike. But I'm the one who runs the store. I'm the one who makes the deals. The others just bring me salvage to trade with the upworlders. Why should they get anything? E nella situazione in cui vi trovate, effettivamente dovreste aiutarvi, dato che fate la fame e non è per niente bello questa zona. Quindi tuo negozio, tuoi profitti. Sì, ma dato la situazione in cui vi trovate, deve esserci per forza di più qui, perché non riesco a capire perché non vi aiutate, perché ci sia questo egoismo. He caught me hoarding supplies a while back. I figured I'd wait until food was scarce and then I could offer it to people who'd follow me instead of Gendar. Then I'd be the leader. Ah, ecco il perché. Share my hoard. Ever since then, he hasn't trusted me. He keeps me around because of my store, though. Without it, this village wouldn't stand a chance. Cioè, tu volevi semplicemente... Hai preso tanto cibo, aspettavi che gli altri arrivassero a morire di fame per darglielo e diventare il loro leader. Non è un gesto molto nobile. Quindi... Sì, fammi vedere che cosa vendi. It ain't the best stuff. Mostly salvage and such, but the prices are right. I prezzi sono buoni. Kit antidoto. Ce ne compriamo, ne ha 6, tutti e 6. Perché? Perché ne avremo bisogno. Qui veramente avremo bisogno di antidoti. E anche di medpa, che costano effettivamente meno che nella città alta. Ne prendiamo un paio. Armatura da battaglia ce l'abbiamo, che altro ha? Una cella a vibrazione. Questa qui è interessante perché è un potenziamento corpo a corpo. Quindi lo useremo, dato che ne vende solo una, compriamola. La sonda l'abbiamo già messa a carte, magari la prenderemo più avanti e vendiamo qualcosina. No, non ho niente da vendere e siamo a posto così. Ok, almeno su una cosa era sincera, i prezzi erano abbastanza buoni. Quindi diamoci un pochettino all'esplorazione. Mamma mia, se... Hurry, Hendar, hurry. Presto, Hendar, presto. Li sento arrivare. He'll never make it. He's doomed. I told him he was a fool to leave the village. He will make it. Run, Hendar, run! L'uomo invisibile. Open the gate! Quickly! There isn't much time! I can't! The Rakkuls are too close! The mutants will kill him if you don't open the gate! And if I open the gate, they'll kill us all! No! You can't do this! It isn't fair! Please, make him open the gate! Hendar will die! E lì c'era un Rakkul che è sparito tra i vari problemi. Apri il cancello, ci penso io. You'd risk your life for a stranger? Sì, ci penso io. I'll open the gate for you, but you gotta... Aprilo, ci penso io.
E ragazzi, questi sono i Raggul ed è un problema perché già sono forti. Se non li vediamo, io non so che cosa fare effettivamente, dato che li vediamo appena. E sono questi esseri qui. Ecco. Ecco perché ho preso gli antidoti. Mi hanno già avvelenato e mi ha tolto parecchia vita. Punti esperienza 100. Questa zona qui me la ricordavo, è pessima. Veramente pessima. E non aiuta il fatto che effettivamente i nemici non si vedano. Ender. Thank you enough for saving me, Upworlder. Non c'è di che. If I had anything but these rags on my back, it would be yours. But we have nothing. I still have you, Hendar. That's all I need. Let's go back to the village. E parliamo con lui, che dovrebbe essere il guardiano del cancello, per l'appunto. Thank you for saving Hendar. You are braver than I, Upworlder. Maybe we outcasts have lived too long in selfish fear. Perhaps we can learn a lesson from your brave actions. But enough of my ramblings. Is there something you need, Upworlder? E poniamogli alcune domande. I just guard the gates. Gendar is the leader of the village, Upworlder. You should speak to him if you have any... Parliamo quindi con Gendar. Vediamo chi è, giusto per cosa ci dice. Trowin, from the outcast village. E questo è il villaggio dei reietti. Ok, va bene. A posto, grazie di tutto. Goodbye, I reietti. Hello again. I'm glad you came back. It's kind of neat to speak to someone from the surface world. Is there anything I can do for you? Vorrei porti alcune domande. You'd probably get more information from Gendar, the village leader, or maybe Rukil, but I'll tell you whatever I can. Avete incontrato altri stranieri di recente, dato che stanno cercando Bastila un po' tutti? Iniziamo a scoprire chi altri si aggira in questi posti. There were quite a few people from the surface marching through the village, but none of them bothered to talk to me. Gendar might know more about them. Ok, quindi andiamo a parlare con Gendar. Evidentemente è lui che ha le informazioni che ci servono. Dove si nasconde Gendar? Non me ne ricordo per nulla. Eccolo là, l'ho appena visto. Gendar, dove ti... Gendar, e questo qui dovrebbe essere il vecchio del villaggio, l'anziano. You come from the world above. Is this the time of destiny, then? Is this a portent of the salvation of my people? Or merely another false sign to mislead us from the path? Are you the herald of prophecy? The beacon to guide us through the darkness? Or are you merely another harbinger of shattered dreams and unfulfilled promises? Be careful. This one might be crazy enough to... Carte non c'è, è una pietra. Me, Upworlder. Tell me what fate you unleash upon us. Salvation or damnation. Speak, Upworlder, I beg you. Sta parlando di una profezia, di salvezza. Di che cosa stai parlando esattamente, vecchio? A question. You are uncertain, bewildered, perplexed. Understandable, I suppose. Even after 100 years of life... I myself still become confused at times. Perhaps I can make things more clear. Some things, at least. My name is Rukil, the oldest outcast here in the village. Rukil Wrinkleskin, the children call me sometimes. Sono Jake Moonin. Che cosa vuoi da me esattamente, Rukil? Once I was honored for my wisdom, but over time the villagers fell away from the true path. Eventually, there was only a single apprentice who followed me, and now she is gone too. Il sentiero della verità, che cos'è? No, not yet. I must be wary, careful. You may be a false savior. Dare I share my secrets with you? No, not until you prove yourself. Non sembra... non sembra molto... sembra un po' uscito di testa. Il suo senno è partito, almeno così pare. Vediamo come possiamo dar prova di noi. Come posso fare a dar prova di me stesso? My apprentice is lost.
I sent her out into the Undercity to find... Well, I cannot tell you. Not yet. Sadly, my apprentice has not returned. Please, Upworlder, will you help an old man? Will you seek out my apprentice in the Undercity? Her name is Malia. I must know of her fate, whatever it may be. I must know what she found. Finding her may be difficult. Malia could be anywhere in the Undercity. But if you will find her, I will know you to be our true savior. Only then can I reveal my secret knowledge to you. Ok, tornerò da te se scoprirò qualcosa. I wish you luck, Upworlder. Come speak to me again once you have discovered the fate. Ho il presentimento, il sentore che non sia una persona normalissima, ma sono interessato a sapere quali siano i suoi segreti che non vuole rivelarci. Anche se saranno nulla di che, io sono curioso, voglio scoprire cosa siano, quindi cercheremo l'apprendista. Gendar. Greetings, Upworlder. We rarely see your kind here in the Undercity. I find it strange that so many of you have come down from the surface recently. No offense, but I can see why people normally avoid this place. Why have you come into this dark and sunless place? Is there something you need of me or my village? I will help you however I can. Chi siete voi? Perché vivete qui nei bassi fondi? Mi pare che tu abbia detto qualcosa riguardo degli stranieri che sono giunti qui, non è vero? E io voglio sapere questa. Our village has seen many visitors from the surface recently. Armored troops, troop armate, bande, mercenari, alla ricerca dei gusci. Stanno cercando Bastila come noi. Noi stiamo cercando anche una Twi'lek, perché dobbiamo andare nella base dei Vulkar. Quindi, vediamo se l'ha vista. Se ha visto Mission Vow. Yes, I have seen this Twi'lek many times, though I've never spoken to her. She and her Wookiee companion often pass through our village on their way to explore the sewers. E come possiamo raggiungerli? There are two entrances into the sewers from the Undercity. One to the northeast of our village, the other to the southeast. But the sewers are dangerous, Upworlder. If you dare to travel those dark tunnels, you would be wise to go heavily armed, unless you wish to become a meal for the Rakghouls and the other foul creatures. D'accordo, farò attenzione. Ask your questions, Upworlder. I will answer to the best of my knowledge, though I know little. Allora, i Rakghul più o meno li sappiamo già. E chi siete voi? Perché vivete qui nei bassi fondi? We are the outcasts, shunned from the surface for our crimes and banished here to the Undercity. We banded together to form this village that we might survive in this. Sono stati banditi dai piani alti e lasciati qui, quindi hanno fatto una famiglia e molti sono nati qui sotto, non hanno colpa. Many of us have been here for generations. Our ancestors cast down long ago. There is no return to the surface for us or our descendants, but somehow we managed to survive amidst the filth and roaming bands of deadly Rakghouls. Effettivamente, non lo nascondo, è una vita orribile. Life down here can be difficult. It can break the spirit. Many in the village have become bitter and hopeless, especially those newly cast down. But life goes on, and we must try to make the best of what we have. And maybe someday we will find a better life. Listen to me. I'm starting to sound like Rukil. Ok, Rukil, sì, l'abbiamo conosciuto. Ora devo andare, grazie di tutto. As you wish, Upworlder. Should you have need of anything else, come speak to me. I represent the entire village and I will do... D'accordo, quindi lui ci aiuterà. Allora, c'è la zona di là che mi pare ci sia un cancello, se non ricordo male. Eccola qui. Guaritore, reietto. Wait, Upworlder. You can't go through this gate. There is too much danger and suffering beyond. For your own sake, turn back. Dolore e sofferenza. Di che cosa stai parlando? The villagers infected with the Rakghul disease are quarantined beyond this gate. It's only a matter of time until they transform into horrible creatures that would destroy us all. So you just lock them away in a cage? For the sake of the village, we have to keep the infected ones locked away. And when they finally do transform into Rakghouls, we'll let them destroy each other. Sì, deve esserci una soluzione a questo problema. E noi stiamo cercando un antidoto da dare per appunto a Zelka che può per curarli, per risolvere questa malattia. Vediamola prima.
Nothing can be done for the infected villagers. Even the serum to counteract the Rakgul disease wouldn't be any use now. Nobody would be foolish enough to risk going into the pens to give them the cure. The infected ones could transform into Rakguls and attack them at any moment. E qui è difficile scegliere perché vogliamo superare i cancelli, certo non li vediamo lì, ma non abbiamo un antidoto, quindi non potremmo fare nulla. Però anche la loro scelta di lasciare lì e aspettare che si ammazzino, che si trasformino per poi ammazzarsi tra loro, è un codardia. I can't help the infected ones. They have to die so that the rest of the village can live. I accept this. If you think that makes me a coward, so be it. Ok, ha ragione. Nel senso che noi siamo forestieri qui. Farewell. Non capiamo come loro sopravvivano e le loro regole, le loro leggi. Non siamo qui per discuterne. Quindi li lasciamo qui per ora. E vedremo se potremo salvarle in futuro. E niente, noi siamo giunti da qui, l'ascensore, e dobbiamo andare verso le fogne a cercare Mission. Quindi torniamo verso il cancello. Abbiamo buoni medpack, qualche antidoto. Apri il cancello per cortesia. Ed esploriamo. Eccola qui. Ti prego, mi devi aiutare. Tra l'altro parla... Stavo traducendo per abitudine, ma lei parla al basic, quindi parla come noi. Allora, ti prego, mi devi aiutare. Nessuno mi aiuterà tranne te. Anche i Beck non mi aiuteranno. Ma non posso lasciarlo qui. È il mio amico. Mi aiuterai, non è vero? Tu sei missione Vao, vero? Mi ha detto, Gadon mi ha detto che sei in grado di aiutarmi, quindi io aiuto te, tu aiuterai me. Andiamo avanti a favori. Gadon? What? I don't know what you're talking about. Please, Zalbar's in trouble. He needs our help or they're gonna sell him into slavery. Zalbar? Vuol dire il tuo amico Woki? Che cosa è successo? Chi lo venderà come schiavo? Di cosa stai parlando? Non ho tempo per queste cose, no. Zalbar? Vuol dire il tuo amico Woki? Cosa gli è successo? Zalbar, we were just wandering around here in the Undercity. You know, looking for stuff we could find, just kind of exploring. We do it all the time. I guess with a Woki at your side, you've got to figure you can handle the odd Rakgul attack. Only this time, they were waiting for us. Gamorrean slave hunters. We didn't even have a chance to run. Big Z threw himself at him and then roared for me to run. I took off. I figured Zalbar would be right behind me. But there were too many of them. He couldn't get away. They're going to sell him to a slaver, I just know it. No, non lo venderanno come schiavo. Noi ti aiuteremo. E va bene, dov'è che l'hanno portato? I don't know for sure, but those Gamorreans like to hang out in the sewers. The stink reminds them of home, I guess. That's probably where they took Big Z. Ok, Big Z. Però se ti aiuto... Allora, se io ti aiuto a salvare Zalbar, poi tu mi aiuti a introdurmi nella base Vulcar. Abbiamo un accordo? It's a deal. As soon as we get Big Z back, I'll show you a way into that Vulcar base. Now come on! We have to find Zalbar before they sell him to slavers, or worse! Do you know where he's being kept? The Gamorreans make their camps in the sewers. I bet that's where we'll find Zalbar. And that's where I'll show you the secret entrance into the Vulcar compound. Ok, abbiamo un nuovo alleato che si è unito alla squadra. Entriamo, accediamo alla scelta squadra. Punti esperienza 330. Eccola qui. Ok. Ed è salita di livello. Deve raggiungere il nostro livello. Quindi vediamo un pochettino anche che cosa abbiamo da darle. Tuta da combattimento, può indossarla. Ottimo. E un blaster. Io lei la lascerei con un solo blaster. Vediamo se ne abbiamo uno più potente. Un blaster pesante. Facciamo un blaster pesante. Proviamo a equipaggiarla in questo modo per ora. E è salita di livello, quindi vediamo lei che le statistiche. Ha poca vita, forza, destrezza, destrezza è molto buona, costituzione e intelligenza. Lei praticamente avendo molta intelligenza sarà per il computer, disattivare mine, bombe, eccetera, eccetera. Cercheremo di potenziarla sotto questo aspetto. Attributi, quindi destrezza aumenta i riflessi, quindi a un alto valore di destrezza modifica i tiri a distanza. E direi di mettere un punto qui,
e i prossimi li vediamo dopo, quindi abilità e cura ferite, non si può, sistemi di sicurezza, vediamo cosa consiglia. Giusto, aumentare quelli con le statistiche più alte mi pare sensato. Abbiamo ancora un punto rimanente, lo teniamo per più avanti. Ok, sì, accetta. Ha solo di un livello è salita? Pensavo di più. No, siamo quasi al livello 5, non ancora. Va bene. E abbiamo comunque un nuovo membro. Siamo finalmente in 3. Quindi finiamo di vedere il resto della mappa, perché mi dà fastidio lasciare parti fuori. Di qui. E vediamo prima le macerie, perché di là si prosegue. Di là, se non ricordo male, si prosegue nella trama. Le fogne inferiori, di qui si scende. Non... no, si può scendere. Questo è uno shortcut. Però non voglio ancora vederlo, lo vedremo nel prossimo episodio. Disattiviamo la mina e la recuperiamo, così poi la vendiamo. Perfetto. Le fogne le vedremo poi, ci sono varie entrate, non è il momento di vederle. Prima voglio finire la mappa. Le macerie queste le abbiamo viste, vero? Sì, sono le stesse di un attimo fa. Dunque. Un'altra mina, la recuperiamo. Bravissima missione, l'hai recuperata egregiamente. Ok, e lì abbiamo un soldato repubblicano, perché qui si è schiantata per l'appunto uno dei gusci di salvataggio che stavamo cercando. Help me, please. I can feel it. È infettato dalla malattia dei Ragghoul e si sta trasformando. Vediamo se possiamo aiutarlo. No, I can feel it. Anche qui si è trasformato, non si è visto a causa dei bug grafici. Ok. Lei ha mira da cecchino, va bene. No, di nuovo avvelenato. E anche capo. Yes? Andiamo male, andiamo molto male. Ready? Sure. Mi serviranno molti più antidoti e li troveremo nella città alta ormai, quindi sarebbe sensato tornare là. E magari al termine di questo episodio, all'inizio del prossimo, andrò nella città alta, farò acquisti e poi rinizierò da dove finiremo oggi. Dunque, mi manca ancora quella zona, esatto? Sì, questa zona più o meno e quell'altra in cui si procede. E qui ci sono i Sith, un capo della pattuglia dei Sith. Avanziamo. You there, civilian. This is a restricted area. What are you doing down here? Ho tutti i documenti in regola. Security papers. Oh, you're one of those trackers the commander sent down, right? I should have given you an armed escort. It's nasty down here. We've already lost one patrol. We figure the Rack Ghouls got them. We've had so many encounters with those things, we've actually run out of Rack Ghoul serum. Plus, we've had several skirmishes with looters from those lower city swoop gangs. I'm telling you, we should just stay in the upper city where we're in control. Potremmo già combatterli, ma voglio sapere della pattuglia persa. Is that why you're down here? Search and rescue. I didn't think they'd send anyone. They were in the southern section of the Undercity when we lost contact. I would have gone to investigate, but my orders are to search for those crashed escape pods, even if it means leaving another patrol to die. Esatto, loro vogliono a tutti i costi Bastila. Quindi, perché non abbandonate la ricerca?
Facciamo finta di non sapere che cosa contengano quei gusci. Hey, I'd never disobey my orders. I'm not a fan of court martials and executions. I was just talking, you know. Nothing anyone has to mention to the commander. Come on, patrol, let's get back to it. The sooner we get this search done, the sooner we can get out of this mutant-infested hole. Move out! Ok, torneranno a cercare. Bastila comunque non è qui, l'hanno presa i Vulcar, quindi non mi preoccupo delle loro ricerche. E là abbiamo altri nemici. Allora, carte sempre tremendamente indietro. Sono un paio, proviamo con una granata a frammentazione. Buonino, non benissimo, ma benino. È comunque andata meglio dei precedenti scontri con il Raggul. Quello è rimasto vivo, vediamo di annientarlo. Demonio Raggul. Kurt, devi stare lontano, tu puoi sparare, non devi andare in corpo a corpo. Ok, di qui non si apre, non si può andare. E sembra piuttosto distaccata. Parliamo con lei. Hey there, what can I do for you? Desidero sapere qualcosa in più su di te. Really? You want to know about me? Nobody's ever really been interested in me before. What do you want to know? E come siete venuti in contatto tu e Zalbar? Dove sono i tuoi genitori? Non è una famiglia. No, preferisco parlare di Zalbar, di conoscerli. Big Z's my family, you know? My parents, well, I guess they're dead. It was just me on my own until the day I saw Zalbar in the lower city. I could tell right away he was in trouble. This was before the gang wars were out of hand. But even then, the Vulcars were scum. A few of them were hassling Big Z, trying to pick a fight, but he wasn't looking for trouble. Chi vorrebbe coinvolgere un Uwoki in una rissa? Io certamente no. Hey, nobody said the Vulcars were smart, but there were three of them. So, maybe they figured they could handle him. I don't know. Anyway, I don't like the Vulcars at the best of times. And when I saw them picking on this poor Wookiee, all alone on a strange planet, overwhelmed by the big city, I just lost it. I screamed out, "Leave him alone, you core slimes!" and charged right at them. Well, one of them saw me coming and slapped me so hard he just about knocked me cold. Picchiare una ragazzina cui i Vulcar non hanno classe, effettivamente non ce l'hanno. E questa qui è una lezione, ciò ti insegnerà a non ficcare il naso dove non è necessario. E sei stata fortunata, potevano spararti. Hey, I don't need a lecture from you. You ain't my mother. I knew what I was doing. Those Vulcars didn't scare me. They're nothing but cowards. I knew how to deal with them. Of course, I never got the chance. I guess Zalbar didn't like seeing me get smacked around. He let out this howl and yanked that Vulcar a meter up off the ground and held him there by his throat. E cosa hanno fatto gli altri due? The other two screamed and ran off. Can't say I blame them. The first time you see an angry Wookiee up close, it isn't a pretty sight. Effettivamente, vedere uno Wookiee incazzato non è una cosa che fa piacere, meglio darsi la gambe. Fainted. Or maybe it was Big Z's breath just knocked him out. I keep telling Zalbar to brush those choppers of his, but he never listens. Just stay upwind when he's speaking and you'll be fine. Anyway, I knew those Vulcars would be back with friends, so I grabbed Zalbar and we took off. Ever since then, we've been a team. We look out for each other, you know? Ok, sono quindi una squadra. Ma Zalbar, com'è che è finito su Taris? Come vi siete conosciuti? Questa è la storia. Ma com'è che è arrivato lui su Taris? He was fleeing some kind of trouble back on Kashyyyk. That's all I know, really. Big Z doesn't like to talk about it. In case you didn't notice, he's the strong, silent type. Doesn't much matter to me, though. I accept him for what he is, not what he was. Me and Zalbar like to live in the present. E ha ragione, è una buona lezione. Lo accetta com'è, perché non importa come lui era, da dove viene. Importa come lui è ora. E dov'è ora. E tu come vivevi invece prima di trovare Zalbar? Hey, what's that supposed to mean? You think I can't take care of myself? I've got street smarts. I know how to get by on my own. In fact, I look out for Zalbar more than he looks out for me, you know? Big Z's a little bit too gullible to make it alone on the mean streets of the lower city. Zalbar è le braccia, lei è la mente, lei è quella intelligente e astuta che gli dà la mano per muoversi.
e torniamo alla nostra missione. Yeah, I suppose you're right. Like I used to tell my brother, fast talk and slick words don't get the job done. Non sapevo che tu avessi un fratello e non stai parlando di Zalbar a questo punto. My brother is a touchy subject, you know. It just so happens I don't really feel like talking about him right now. Nothing personal. Let's just get back to the business at hand, okay? Ok, non c'è problema, ne parleremo quando te la sentirai. E un altro, noi lo vediamo? No, sono troppo distanti loro. E sono tantini. Ready. Allora, fuoco rapido con carte. Sure. E io vorrei prima curarmi. E vediamo se con le granate abbiamo più fortuna. Un membro è stato ucciso. Sì, di bene. Male male questa situazione. Malissimo. E andiamo di granate, sto sulla distanza. Dato che loro vanno in corpo a corpo. E anche Carter lo vedo malino. Allora, vediamo se posso curarlo così perché è quasi a terra. Devo essere rapido. Ok. Non può usare l'oggetto in questo turno di combattimento, sì. Non posso, va bene. Ok, ce l'abbiamo fatta per il rotto della cuffia. Carter, curati per cortesia, curati. Non andare in corpo a corpo. Stai sulla distanza. Yeah. E qui mi dà fastidio sprecare medpack quando potrei tornare direttamente all'appartamento, ma voglio vedere la zona, le ultime cose prima di andare. Ok, altri antidoti, separatore di raggio, medpack, tuta da combattimento pesante, fucile blaster. Vediamo la tuta. La tuta è inferiore alla nostra e offre maggiore protezione del modello base, è più pesante, meno flessibile e molti lo ritengono che sia vantaggioso. Ok. Vediamo per loro più che altro. Non può indossarla, non ha l'abilità di indossare armature pesanti. Carte, credo di sì. 5-4 in realtà è più o meno uguale. 7-2 questa. Allora, un cadavere. Oggetti trovati, parti e crediti. Va bene. Nient'altro? Cadavere scheletrico. È difficile qui vedere i cadaveri, vedere gli oggetti lasciati perché appaiono un po' così. Sono un po' nascosti dai bug grafici. E qui abbiamo un altro ingresso alle fogne. E abbiamo esplorato tutto? No, ci manca la parte di là. Ed io adesso farei una cosa. E tornerei all'appartamento. E verrai istantaneamente trasportato alla tua base. Tutto il gruppo verrà guarito. È disattivata in gran parte delle aree di azione e di combattimento. Ok. Torniamo quindi al nostro appartamento. Al nostro nascondiglio. Dove voglio un istante vedere il tavolo da lavoro, se possiamo potenziare ancora le armi. Abbiamo questo. Bonus al danno, quindi glielo assembliamo per carte. Le armature non credo di avere potenziamenti, non ancora. Ma ho comprato uno per la spada. Ah, anche missione è una vibrolama, non lo sapevo. Potenziabile corpo a corpo. Il nostro prototipo potremmo mettere bonus al danno fisico. Non lo so, non prevedo di usare ancora tanto le vibrolame, quindi per ora le teniamo così. Io vorrei riuscire ad ottenere finalmente questa, la spada laser. Ci vorrà molto tempo, ce la faranno sudare, ma nel frattempo andiamo avanti, vediamo se ne troveremo una. Detto ciò, siamo qui nel nostro appartamento. Direi che possiamo salutarci qui e nel prossimo episodio tornerò da dove siamo partiti, quindi è alla locazione precedente. Vediamo se possiamo farlo direttamente dall'esterno. Ok, aggiungiamo. Ok.
Non ho messo carte. Ho sbagliato, errore mio, scelta del gruppo, anche carte. E locazione precedente, vediamo se ci riporta dove eravamo. Perfetto, ci siamo curati, eravamo qui e qui ci salutiamo. Mi Padawan, grazie per essere stata in mia compagnia. Noi ci vediamo la prossima settimana. Che la forza sia con voi.